Il mio segreto più grande si chiama, l'hai detto tu prima, l'hai citata tu prima, si chiama Sara. Il fatto di avere la moglie, che è anche una collega di lavoro, non ti dico quante ne ho sentite, ma come fate a stare insieme tutto il giorno, in ufficio, poi a casa, di tutti i colori? In effetti io credo che siano molti di più i plus di questa cosa che i lati, diciamo, meno, i lati, ecco, negativi, diciamo così. Sì. Soprattutto perché avere una persona con cui interagire, in ambito lavorativo, è chiaro, perché poi il segreto è quello che una volta arrivati a casa si è marito e moglie, basta Certo. lavoro. Questo, noi siamo sposati da 10 anni, dal 2008. Questo è stato per me uno dei motivi, che soprattutto in momenti particolari dell'attività, quando magari si ha bisogno di trovare qualche idea, qualcosa di innovativo, mi dà sempre linfa, importante, combustibile prezioso, ecco, per alimentare la mia macchina. Tra l'altro, proprio lei ti sta scrivendo in questo momento: grazie amore mio, è un piacere essere prima tua moglie e poi tua collega. Che tra l'altro, se l'avessi saputo, caro Marco, perché io non sapevo che Rosaria facesse la consulente finanziaria e soprattutto non avevo fatto caso al fatto che appunto foste sposati, avrei invitato anche lei perché abbiamo fatto mamma e figlio, ma mi mancava anche la coppia di consulenti finanziari, quindi magari Facciamo una volentieri. Ma sì, riedizione. ma perché no? Ma perché no? Molto volentieri. Beh, questa è una bella cosa, anche se devo chiederti. Il fatto che voi facciate la stessa identica professione, non c'è in qualche modo il rischio che vi porti a parlare sempre solo di lavoro? E penso anche nei momenti magari di mercati negativi o dove magari si fa più difficile anche il condurre anche l'attività professionale. Tutti quanti abbiamo vissuto il 2001, il 2008, eccetera. E non c'è il rischio in qualche modo che poi i problemi, tra virgolette, si portino a casa o respirando tutti quanti la stessa aria di euforia quando le cose vanno bene e l'aria magari meno euforica quando le cose vanno male, c'è il rischio in qualche modo che poi non ci sia dell'anticiclicità, ma ci sia una perfetta, per usare un termine, correlazione tra di Correlazione. voi? Usiamo un termine proprio adeguato. Sì, in effetti spesso all'inizio della nostra storia, proprio come marito e moglie, questa cosa era, il rischio era alto. Ecco, ci poteva essere un'elevata volatilità in certe giornate. Ecco, mi mantengo sempre allineato al linguaggio. Però da 5 anni a questa parte abbiamo, diciamo, un antidoto che è Paola. Ok. La sera, con Paola, si va veramente in un'altra dimensione, perché io gioco molto con mia figlia, quindi questo mi aiuta non solo a scaricarmi da tutta la stanchezza accumulata nella giornata lavorativa, ma ci assorbe talmente tanto che anche tra di noi, dopo aver discusso magari tutta la giornata con Sara, ecco, la sera facciamo proprio la mamma e il papà, punto. Diciamo che Sara è un ottimo decorrelatore, allora, Esatto, esatto. se vogliamo usare questo termine. Beh, ma senti, mi viene spontaneo chiederti a questo punto, e se tu dovessi definirti un asset class, sei più un obbligazionario, un bilanciato, un azionario, e Rosaria che cos'è? Che così poi la chiudiamo sulla parte. Questa è bella. Diciamo che io sono, la parte azionaria di casa. Ok. Sara è più, la parte bond. Ok. Magari bond, diciamo, bond emergenti, ecco, bond piuttosto, però bond, ecco. Sì.